Sì, il giocatore con la maglia numero 11. Verratti, De Rossi, Pirlo a centrocampo, Candreva, il capitano Much dalla bandierina, Marchisio per un attimo, poi di testa ci ha provato Shano, palla sul fondo per il rinvio di Gigi Buffon, che oggi tocca quota 140 presenze. Nuris appoggia a Shano. Armstrong, che poi revocato, il cross col pallone in area di rigore, allontanato da Shano, cross di un molto proposto, prova a scattare Jenisch, servito Bensi, adesso Jenisch indietro a Shano, Shano apre il gioco sulla destra, chiedendolo a Shano. Pronto a scattare Jenisch sulla sinistra, pallone centrale invece per Much di testa, passaggio a Shano. Phillips invece non potevano fare nei primi minuti della gara. Shano, Phillips, un solo gol ha segnato in finale di Coppa Campioni dell'83, Juventus Hamburgo e la semifinale dell'Italia nel girone di qualificazione europea che comincerà a settembre. Insistita di questi palloni lunghi, testa intanto di Phillips, quella di Shano, Much, l'Italia in vantaggio 1-0, gol di Marchisio al nono. Due secondo, è chiaro che l'Italia ha perso lucidità rispetto alla sua idea originaria di gioco, forse mancato calciato, c'erano tutti i cellulari accesi nella curva sud di Perugia, si aspettavano tutti di immortalare il gol in quel momento. Shano, Jenisch, Verratti, Candreva, Balotelli, colpo di testa di Shano, limite dell'area tecnica, Pirlo per Candreva, niente da fare per Abate, Abate contro Jenisch, arriva anche Shano in scivolata, è rimessa per l'Italia, guarda, ancora guarda di prima per Balotelli, non è fortunato Balotelli, gli ruba il tema perché non perfette condizioni fisiche, tanto Shano indietro a queste fasce perché loro hanno cross di De Sciglio al quarantesimo. E ne porta 6 in area di rigore al Lussemburgo, che va a pareggiare, va a pareggiare l'1-1 del Lussemburgo, mi sembra con Shano, 1-1 al quarantesimo, un altro gol preso da palla inattiva di testa, ne ha presi parecchi l'Italia nelle ultime partite, 1-1. Adesso andiamo a rivedere. Sì, ha preso il tempo andando in avanti e spizzando questa palla. Quarantesimo. E adesso c'è anche qualche fischio da parte del Renato Curi mentre entra sì. Parolo per Marchisio. È stato Shano, sì. Maxime Shano, che ha la quinta presenza in nazionale, realizza il primo gol. Grande esecuzione, fra l'altro. No, assolutamente. Niente da dire. Velocità, incrocia la palla. Anticipa Aquilani. Sì. Shano. Aquilani mezzo destro, Parolo mezzo sinistro in questo finale. Fuori Marchisio, certo.